Esordio con vittoria in Coppa Italia per la Turris che supera il primo turno eliminatorio battendo in casa l'Audace Cerignola per 2-0. Partono meglio i pugliesi che vanno vicini al gol con Sosa che a centroarea non arriva sul cross dell'ex di turno Leonetti e palla che termina sul fondo. Risponde la Turris con Dauria che dal vertice dell'area cerca il secondo palo ma il suo tiro finisce ampiamente fuori. Poco altro nel primo tempo, mentre la ripresa si apre subito con l'episodio chiave del match. Pavone si guadagna un fallo da rigore che Dauria trasforma con brivido per l'1-0 Corallino, col portiere avversario Trezza che sfiora soltanto il pallone. Passano pochi minuti e Gonnelli perde ingenuamente un contrasto in area con lo stesso Dauria, che da pochi metri supera ancora il portiere gialloblu. Gli ospiti provano la reazione, ma non si rendono mai davvero pericolosi. Nel finale Scaccabarozzi chiama ancora l'intervento il numero 1 del Cerignola. Finisce 2-0 per la squadra di Caneo, che nel secondo turno ospiterà la Juve Stabia. Grazie.